Ora facciamo un giretto, diciamo qua, siamo nella zona centrale, andiamo verso la chiesa di San Matteo, una bella chiesa qua a due passi dalla piazza centrale di Piura, infatti siamo a Piura, sì, ma là c'è confusione. E poi torniamo nella... Sì, ma c'è folla lì. Beh, carino qui. Questo disegno a mosaico. Qua sono a fare la fila per prendere i soldi alla banca. Quindi, e poi torniamo nella parallela all'avenida Grau che abbiamo registrato prima. Guarda di qua, sì. Questo è un ristorante, che è simpatico. Sì, ce ne sono tanti, ma anche questa perché è la zona centrale, diciamo, della città. In periferia pure sempre si trova qualche tipo localino dove si fa pollo, riso con il pesce, che possono essere appunto gamberi o c'è l'angostino oppure frutti di mare, mariscos oppure dove si può bere un po' di succhi di frutta, la ciccia morada. Questo praticamente in quasi tutta la città, sia nella zona centrale che nella parte periferica. Questo è un altro bel palazzo, ben carino. E questa è, diciamo, la piazza di questa chiesa di San Matteo. Giovanni Paolo II. Questo è Giovanni Paolo II. Qua c'è la chiesa di San Matteo, una bella chiesa, non dico fosse più bella della cattedrale, però bella. Poi comunque potete commentare voi stessi se vi piace per esempio questa chiesa oppure il santuario della Vergine del Perpetuo. Ecco qua. A me piace di più questa. Sì, ok, non ci sono quegli altari qua della cattedrale. Però boh, mi pare più bella, non so perché. Forse più colorata.
fosse questione di colore. Allora credo che questa qua è la chiesa San Matteo, invece quella è la, il santuario della, di Maria del Perpetuo Soccorso. Non è caro, 8 soles non è niente. E qua siamo tornati dove c'è la piazza centrale, la piazza delle armi, e prendiamo la parallela dell'avenida Grau. Da notare il marciapiede alto qua, come buona parte della città, almeno dove ci sono i marciapiedi. Questo perché appunto quando c'è il periodo delle piogge ci possono essere inondazioni vere e proprie, e quindi l'acqua può arrivare a questo livello o addirittura può superarlo senza problemi. Ricordo che il periodo delle inondazioni non è però tutti gli anni, quando qua è estate, quindi febbraio, marzo, metà aprile più o meno. Qua ci sono tanti locali dove mangiare, come al solito, qua si mangia si mangia e si beve. Real Caffè. Comunque appunto, come bevande da provare, la birra peruana, peruviana di Cusco, che dice che è conosciuta qua in Sud America. Non mi sembra di averla vista lì in Italia, però non ci ho fatto caso, quindi devo controllare appena torno. Questo è carino, questo vialetto, lo chiamano Boulevard. E c'è qua un salone di bellezza conosciuto qui in città, e appunto altri locali dove mangiare, si fa musica la sera, si balla. E quindi c'è la birra di Cusco, Cusquegna, cerveza Cusquegna, e poi altre birre, aspetta, non me ne vengono, vabbè, la Corona però non è del Perù, è del Messico, e poi ovviamente tanti succhi di frutta quando si mangia, tanti succhi di frutta. Maracuja, pigna, c'è l'ananas, il mango, che è buono, mi piace tanto il mango, la papaya, diciamo un po' più liscia, però buona, dai. Si usa poco, ho notato, tipo Fanta, queste bevande frizzanti, no? Che si beve lì, si
bevono lì in Italia, comunque in Europa, nella, nell'emisfero nord, insomma. Di più qua accompagnano appunto i piatti con succhi di frutta oppure con la ciccia morata. Che sarebbe mais tipo nero, è preciso come il mais nostro, quello giallo, però questo nasce nero la pannocchia e si fa poi questo, sta bevanda, si prendono le pannocchie, si mettono nella pentola, si fanno bollire con l'acqua, poi si mette miele, zucchero. Non so se si deve mettere qualcos'altro. Casomai comunque c'è la ricetta su internet. E poi si può fare raffreddare, che è più buona, visto il caldo che magari ci può essere qua. E si beve ed è buona, buona. Qua la vendono pure già fatta. Oh, guarda che bei vestiti, vestiti, vestiti. Bei vestiti. Dove che te frutta? 50 centesimi, 50 centesimi. Sì, e quindi o si fa a casa questa ciccia morata oppure la vendono già fatta nelle bottiglie, sia quanto è più un 150 ml, una cosa del genere. Oppure la bottiglia più grossa, tipo bottiglia di acqua, da un litro. Batteria, cappuccetto rosso. Qua molte auto funzionano con il GPL, perché il Perù è proprio produttore di GPL, insomma di metano, no? Di gas, e quindi il prezzo è davvero basso qua, giustamente, perché uno, per una persona che ha l'auto può risparmiare un bel poco, sì, invece di comprare benzina, oppure c'è il diesel classico. Magari appunto perché ha la macchina più grande, tipo questo Jeep fuori strada, può prendere il diesel. Ma immagino che pure il diesel non costa neppure tanto. Là ci sono i prezzi, che però mi pare che sono a galloni, non è al litro là. Ah, ma comunque costano poco. Bisognerebbe vedere lì GPL 1,89. Posso passare? Sì. E certo che se è al litro è troppo poco. 15 soles, quando sarà? No, ma appunto non può essere. E qua siamo di nuovo alla Valle Grau. Termina così questo video su Piura. Abbiamo fatto una passeggiata nelle vie, diciamo, attorno alla piazza centrale delle Armi. Spero che il video ti sia piaciuto, ricorda puoi mettere un mi piace o un commento, se per esempio sei stato a Piura oppure in una città del Perù, e se non lo hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Ogni settimana ci sono sempre nuovi video, sia dell'Italia e sia dei posti del mondo che ho visitato.
Allora, alla prossima.